Colonnello Vincenzo Parinello, comandante delle Fiamme Gialle. Fresco di ritorno da Vancouver, come è andata a Vancouver, come sta andando? E poi Fiamme Gialle e Roma Ostia, visto che siamo all'Expo Roma Ostia. Ma se dovessi limitarmi solo al discorso Fiamme Gialle, potrei, diciamo, dare un voto eccellente, comunque un buon voto, visto che due medaglie da parte di due ragazzi ventenni, Alessandro Pittin e Arianna Fontana, sono state conquistate, alcune medaglie di legno come quella di Werner Hell e di Johanna Schnarf di ieri, di Silvia Rupil, di Marianna Longa nella staffetta, però onestamente bruciano più invece gli insuccessi degli altri nostri atleti, di Manfred Mölg, di Blardone, di Innehofer, quindi diciamo luci ed ombre per quanto concerne Fiamme Gialle. In generale penso che alla fine ci sarà un po' da riflettere, di capire cosa è andato e soprattutto cosa non è andato secondo le previsioni. Per quanto concerne la Roma Ostia invece penso che si stia preparando una grande giornata di festa per l'atletica romana, per l'atletica laziale. Io spero che l'atleta delle Fiamme Gialle, Rosalba Console, nella gara femminile possa dire la sua, possa fare bene, e poi ovviamente spero comunque che il risultato, ma in generale l'andamento della gara, dia soddisfazione agli organizzatori, che ogni anno ce la mettono tutta per allestire una delle più belle corse.